posizione invece Schöpf. E qui, amici sportivi, siamo passati alla finale. Hübner, Notstein e Arrussi sono qualificati nella prima batteria, mentre invece lo spagnolo Moreno davanti a Magné e Rush ha conquistato il diritto a disputare la finale nella seconda batteria, e Schöpf e Paris invece hanno trovato accesso alla finale attraverso le batterie di recupero. Finale, qui ci sono atleti veramente grandissimi. Hübner, che abbiamo già visto in azione in precedenza, vincitore della batteria nella quale sono stati coinvolti in quella pericolosa caduta Yoshoka e l'italiano Benetton. Quindi Notstein, che vedete in seconda posizione dietro a Paris. Vedete, Paris è partito in prima posizione. Le posizioni di partenza sono decise da un sorteggio che viene effettuato prima della gara. Quindi vedete Paris in prima posizione, e c'è da notare proprio l'enorme differenza di stazza fisica tra l'azzurro, già medaglia di bronzo lo scorso anno e per tre volte campione del mondo del tandem, e i suoi avversari. Vedete che quasi Paris scompare dietro il Derny, mentre molto chiara e visibile la sagoma di Terminator, così viene chiamato sulla pista il tedesco Hübner, che vedete in terza posizione, e della medesima stazza fisica è anche l'americano Notstein, l'anno scorso campione del mondo di velocità e Kerin. Attenzione, Federico Paris ancora davanti, si cerca di trovare la posizione migliore per impostare lo sprint. In ultima posizione invece Moreno, che nella batteria di qualificazione ha sorpreso un po' tutti. Un Moreno che non ha trovato posto nella prova del chilometro, è stato preceduto nelle qualificazioni per quello che riguarda le posizioni in nazionale da Escudero, che abbiamo visto in precedenza nella nostra sintesi effettuare un tempo buono, ma che non gli ha concesso di andare sul podio nel chilometro. Moreno, lo ricordiamo, campione olimpico del chilometro a Barcellona. Ma adesso seguiamo con attenzione questa prova, che vede sempre Paris mantenere la scia del Derny. Dietro di sé si trova Notstein, e alla ruota di Notstein c'è Hübner. Hübner, che ha in questa finale un connazionale, lo vedete, Rush, che al momento gli sta proteggendo la ruota dall'attacco di un atleta particolarmente pericoloso, quel Frédéric Magné, che vedete al momento in sesta posizione. Un Magné che per tre volte, così come Paris, è stato campione del mondo del tandem, e già l'anno scorso di un soffio e due anni fa è arrivato vicinissimo alla medaglia d'oro in questa specialità. Attenzione, si sposta al Derny e inizia lo sprint. Prima posizione viene presa da Notstein. Paris cerca di prendere la ruota dell'americano. Guardate la differenza, sembra la metà dello statunitense. Paris cerca di sfruttare, vedete come si abbassa per sfruttare la scia dell'americano. Attenzione, Notstein in prima posizione, Paris in seconda, Hübner in terza, Rush in quarta, e da dietro in quinta posizione Magné. Attenzione, esplode in questo momento l'enorme potenza di Notstein. Attenzione, rimane chiuso Paris, mentre passa Hübner e si sta lanciando dall'esterno, pericolosissimo Magné. Esce Magné sul rettilineo, Magné campione del mondo, e Paris è terzo, medaglia di bronzo per l'Italia. Magné, veramente numero prodigioso del francese, che è passato all'esterno ed è planato sul rettilineo passando a una velocità incredibile Hübner, e molto molto bravo Federico Paris nel finale a superare il gigantesco Notstein, campione del mondo lo scorso anno. Quindi l'ordine d'arrivo di questa finale del Keirin vede Magné conquistare il suo primo titolo iridato in questa specialità, medaglia d'argento Hübner. Vediamo l'arrivo, eccolo qui, ha anche il tempo di alzare il braccio Magné. Vedete il gigantesco Hübner in seconda posizione. Guardate quanto è bravo Paris a sfilarsi sulla destra il campione del mondo uscente Notstein. Ma rivediamo il numero eccezionale di Magné, guardate sull'esterno, deve passare all'esterno, guardate quanta strada fa, più degli altri, ma riesce a lanciarsi dall'esterno, plana verso il centro della pista, si gira Hübner e vede sfrecciare nettamente più veloce di lui alla destra Frédéric Magné. Quindi dopo la medaglia d'oro di Kelly nel chilometro e la medaglia d'argento del connazionale Florian Rousseau, la Francia conquista il suo primo oro e l'Italia il primo bronzo di questa giornata inaugurale dei campionati del mondo su pista. Quindi Magné campione del mondo, medaglia d'argento Hübner, e Federico Paris medaglia di bronzo. Amici sportivi, ci vediamo tra poco con la gara dell'americana. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport.